Andiamo alla nostra storia. Il campionato, questo campionato della provincia italiana, quella dove il pane sa ancora quello di pane, vero, è il pane, pane vero, caldo. È ricchissimo di vicende personali e di storie di vita, a volte difficili, a volte di riscatto, comunque è gente che ha scelto di fare il calciatore e per tanti motivi, per questioni di qualità o per questioni caratteriali o per sfortuna, è costretto a rimanere nel campionato dei dilettanti, anche se avrebbe magari le opportunità per salire di categoria. Beh, abbiamo deciso magari di tanto in tanto, noi di Anteprima di raccontare queste storie. Ed eccovi la storia di Gaetano Romano, vita da bomber di provincia. Ecco il servizio Gladiatore Romano, poi capirete perché. Strano percorso di Gaetano Romano, 31 anni, attaccante di Arzano, comune alle porte di Napoli e quasi 200 gol in carriera. Il gladiatore, così come lo hanno soprannominato i tifosi della Paganese, squadra che guida la classifica del girone H. È stata molto lunga la strada che hai percorso nel calcio, con alti e bassi, e hai attraversato un po' tutte le categorie con una costante, hai fatto gol dovunque. Sì, diciamo che sì, sono partito dall'eccellenza, ho fatto l'eccellenza fino alla C1, dove ho girato tantissime piazze, qui in Campania maggiormente, solamente un anno fuori dove è stata una bruttissima esperienza, però diciamo nel mio piccolo mi sono tolto quelle buone soddisfazioni dove mi hanno permesso di fare diciamo una buona carriera, ecco. Adesso mi sto togliendo una bellissima soddisfazione a Pagani, dove sono da 2 anni, siamo i primi in classifica nel campionato e cerchiamo di vincerlo, perché questa è una piazza importante dove sono 20 anni che non vedono la C e ci sta tantissimo entusiasmo. Professionista con le maglie di Gladiator Benevento e Palmese, Romano ha sfiorato i grandi palcoscenici nazionali, frenato da infortuni e soprattutto da collassi societari che ne hanno ben presto determinato le scelte. Ho avuto la consacrazione alla Santa Maria Capovetta con Gladiator, dove c'era un progetto importante, dall'eccellenza in 3 anni abbiamo portato in Serie C, dove in 3 anni ho fatto la bellezza di 90 gol dall'eccellenza alla C. L'anno di Serie C ho fatto 20 gol, ho fatto invece capocannoniere dietro Corona e l'anno dopo, quando è fallito il Gator, ho avuto la possibilità di scegliere tantissime piazze, che c'erano tantissime richieste, però pensa che la prima richiesta che ho avuto è stata quella del mister Somma d'Arezzo, però io c'avevo una parola con mister di Costanza e mi ha portato a Benevento, buonissima squadra, però la società non ha l'altezza, infatti dopo un anno mi sa che è fallita e anche lì è stata una brutta esperienza, però fa Benevento e Palma, però ripeto, poi dopo sono sceso di categoria di nuovo a Pagani, dove veramente ho trovato persone eccezionali, una società che c'ha un grandissimo progetto e ripeto, sono 2 anni, l'anno scorso abbiamo perso il campionato per l'ultima giornata, adesso siamo in testa con 6 punti di vantaggio e stiamo facendo bene. Dei gol pesanti, hai sbagliato qualche calcio di rigore quest'anno, ma quando si tratta di fare il gol che vale 3 punti sei sempre presente. Sono contento perché sto facendo bene, ho fatto il capocannoniere l'anno scorso però non ho vinto niente, spero quest'anno possa vincere il campione e non fare il capocannoniere. Confine labile quello tra rimpianti e speranze anche per un bomber come lui, che ha dimostrato di avere il gol nel sangue in ogni categoria. Il rimpianto c'è, perché comunque ho avuto qualche delusione in categoria superiore, dico la verità. Benevento ho avuto la delusione dove sono arrivato diciamo all'apice, la C1, e dopo la prima giornata di campionato ho avuto uno strappo e sono stato 3 mesi fuori. Quando sono rientrato
avevano esonerato di mister Di Costanzo e ci hanno messo a noi che aveva portato mister Di Costanzo fuori rosa. Ecco, quando vedi queste cose ti viene un po' la nausea del calcio, perché poi diciamo che ho giocato più nei dilettanti che nei professionisti, e nei dilettanti certe cose non si vedono, ho visto più nei professionisti. Perciò dopo Palma, poi, che è stato un anno difficilissimo fra veramente tantissime difficoltà, la società che poi è fallita, quando vedi queste cose ti viene veramente la nausea dei professionisti. Ecco, voglio dire, nei dilettanti non vedi tutte queste cose. Il sogno, io spero di ripetere, sto giocando in una piazza importante, spero con questa maglia che indosso possa arrivare in alto, perché comunque la società ha un programma importante che cerca in 2-3 anni di portarla in C1. Un vero e proprio gladiatore, Emilio, veramente un servizio direi quasi commovente. Sì, il gladiatore l'abbiamo visto alla fine. Sì, perché oltre al calcio il mio occhio clinico è andato anche a pescare...